Mi diria che il futuro della lingua piemontese è infinito, perché è una lingua che viene dal cuore, resterà sempre una pera, un fondamento per il Piemonte e per tutta l'Italia. Noi nasciamo assolutamente come associazione ambientalista legata alla natura, quindi nasciamo molto per la salvaguardia dello spazio, anche se in chiave politico-istituzionale. Questo è di nuovo una delle nostre caratteristiche, l'azione nei confronti dell'istituzione assieme ad altri cittadini. L'obiettivo era quello di salvaguardare l'asta del Po, ma anche l'asta dello Stura. L'altro aspetto che noi abbiamo abbinato, e ci tengo a dirlo, è l'aspetto didattico-educativo. Noi abbiamo sempre pensato che l'azione politica dovesse essere accompagnata dall'azione culturale. Una delle caratteristiche, io credo che noi siamo anche riusciti a sopravvivere in questi 30 anni, perché in qualche maniera eravamo un passettino in avanti, no? Cioè noi una serie di cose le facevamo nel 2000, adesso sembrano normali. Siamo a Torino, siamo in una zona periferica della città lungo il fiume, area legata al Po, siamo all'interno del parco fluviale torinese. Lungo, diciamo, questa pista ciclabile abbiamo la sede della nostra associazione, il Tuo Parco. L'associazione nasce proprio nel 1988. Si chiama il Tuo Parco proprio perché il gruppo di cittadini che la fondarono volevano la realizzazione del parco, che allora non c'era. Adesso sembra normale vedere passare gente in bici, a piedi, che si ferma, che guarda il fiume, che guarda l'avifauna presente, ma non era così. L'area e l'asta fluviale veniva considerata la discarica della città. Quando non sapeva cosa fare di un qualcosa, buttava a po', si diceva. Questo gruppo di cittadini decise che non bastava protestare così, volevano ufficializzare la loro azione, crearono l'associazione Il Tuo Parco. Il desiderio era di rendere abitabile e vivibile questa cosa. Una delle fortune è che noi avevamo un'eccellenza naturalistica, una garzaia di Aironi sull'isolone di Bertolla, che in un'area antropizzata è una cosa di assoluta eccellenza, e quindi allora fu l'elemento che scatenò la possibilità di salvaguardare l'area dal punto di vista naturalistico. Questa zona è poi stata inserita all'interno del Parco del Po, che è nato nel 90. Quelle persone ci lasciarono un'eredità fondamentale, secondo me, oltre il nome. Ci diedero subito delle linee alle quali noi abbiamo cercato di rimanere fedeli, se posso dire così. La prima è che da soli non si va da nessuna parte. Nella nostra evoluzione, una parola importante è stata bene comune. In questa situazione come possiamo dare una risposta coerente anche con il nostro passato? E quindi la risposta è stata: chiamiamo amici e parenti, altre associazioni, a cercare di condividere questo discorso di un patto. E che cosa possiamo mettere noi in campo? Lo spazio che è qui davanti a me, cioè la nostra sede. E quindi abbiamo incrociato un'altra dozzina di associazioni e abbiamo detto: facciamo un lavoro insieme, quale può essere il bene comune che vogliamo salvaguardare. Queste realtà sono molto diverse tra di loro, con delle caratteristiche che vogliamo che vengano non solo rispettate ma anche esaltate. Quindi il concetto fondamentale che noi si voleva dire: questo è un posto dove la diversità ha diritto di cittadinanza, dove tutti possono, nel rispetto reciproco, essere se stessi. E l'idea è: mettiamo a disposizione questo spazio dove ognuno può continuare a fare le attività, la loro mission di istituto, ma anche una serie di attività coordinate tra le varie associazioni che mettono insieme le peculiarità, gli interessi, gli ideali e i valori predominanti di ognuna di queste associazioni. Allora, il sogno è che negli anni, anche a tempi brevi, questa struttura possa trasformarsi ancora di più in uno spazio a servizio di questo territorio, però un posto soprattutto vissuto e gestito dai cittadini, dove ci sia qualcuno che fa cose per sé e per gli altri, la riscoperta dei rapporti suoi, cioè del suo essere, ma anche in contatto e in rapporto con gli altri. Per me Italia che cambia, sono convinto, sia soprattutto l'incontro con delle belle persone che ti aprono il cuore e che ti danno la speranza di avere qualcuno con cui fare un pezzo di strada insieme. Perché questa è una delle cose di cui personalmente, ma non credo di essere solo, si sente la mancanza. Cioè, bisogna camminare insieme. Quest'Italia che cambia, non puoi fermarla ormai. Quest'Italia.
cambia, che cambia, siamo noi.